As I went a-walking that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway, saw below me that golden valley. This land was made for you and me. I roamed and rambled, and I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond desert. All around me a voice was sounding, this land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, and the dust clouds rolling. The voice was chanting as the fog was lifting, this land was made for you and me. This land is your land. In questi giorni stavo leggendo dei commenti su internet, qualche articolo, un po' di protesta sulla nostra protesta, diciamo. La cosa più ricorrente era quella che noi siamo contro il progresso, che non tanto il comitato, ma che Arborea è contro il progresso, che Arborea non vuole il progresso perché le trivellazioni per loro sono il progresso. Beh, allora venite a vedere il caseificio della 3A e diteci che quello è contro il progresso, venite a vedere i campi, venite a vedere le stalle, venite a vedere l'architettura, venite a dire a noi che siamo contro il progresso. Noi non siamo contro il progresso, noi siamo contro quel tipo di progresso, contro un progresso che viene imposto dalla Saras e da un tipo di economia che non ha niente a che vedere. Noi vogliamo costruire il nostro progresso, vogliamo essere noi artefici del nostro futuro. Sappiamo cosa vogliamo fare, sappiamo dove vogliamo andare, sappiamo cosa dobbiamo difendere la nostra terra. Ci sono due cose da dire che sono molto importanti e io le dirò perché non sono abituata a mordermi la lingua. Ci accusano di essere afflitti da sindrome NIMBY e non lo vogliamo nel nostro giardino, questa porcata del siringone che vogliono metterci vicino a Senarubia. Non abbiamo nessuna sindrome NIMBY, siamo perfettamente sani, perfettamente lucidi. Quello che discutiamo non è che ce lo mettano nel nostro giardino. Discutiamo il diritto di decidere del nostro modello economico e di sviluppo. Basta con progetti calati dall'alto che hanno conseguenze devastanti su tutta l'isola. Li abbiamo visti dappertutto, è la storia che parla contro questo progetto Eleonora. Non è la nostra paura. Non permettete a nessuno di trattarvi come se fossimo un gregge di persone spaventate dall'ignoto. Non siamo spaventati, siamo perfettamente consapevoli di quello che ci sta succedendo e dobbiamo essere consapevoli anche del fatto che dietro questa cosa, che non è piombata da Marte, c'è un orientamento politico, c'è una decisione politica, qualcuno l'ha firmata quell'autorizzazione. Non è vero che i partiti sono tutti uguali. Il comitato oggi ha consentito che si vedessero le bandiere dei partiti. Ci sono, guardatele, guardatevi chi sono. Il comitato non l'ha fatto perché si vedesse soltanto chi c'era, l'ha fatto soprattutto perché si vedesse chi non c'è. Quali bandiere non ci sono qui stamattina? I sindaci qui che sono saliti, qualunque appartenenza abbiano, hanno parlato con gli amministratori del territorio perché non rappresentano i loro partiti, rappresentano le loro popolazioni. I partiti in questo momento stanno facendo le scelte dove vanno fatte. Chi è che ha presentato la mozione in consiglio regionale la settimana scorsa per dire sì al metano? Fatevi anche queste domande, perché questa situazione ha delle responsabilità e sono responsabilità di cui è complice anche l'informazione. Vorrei dire al signor giornalista che davanti a noi prima, al suo cameraman, ha detto non riprendere la folla. Signori, non ci farete scomparire. Fate foto con i vostri telefonini, fate foto con le vostre telecamere, mettetele su Facebook, mettetele su Twitter. L'informazione ufficiale non ci aiuterà. Dovremo difenderci da soli.
E ricordatevi che quello che stiamo facendo noi oggi dobbiamo estenderlo a tutti i movimenti delle popolazioni vicine che stanno per essere attaccati, compreso il Montiferru, che sta per avere un problema enorme che riguarda appunto le ricerche per il geotermico, senza che nessuno sia stato informato, come qui, l'hanno scoperto dopo. Ora, è facile proteggere Arborea, perché Arborea ha un'economia forte, può difendersi. Anche la crisi non vi ha messo in ginocchio, qui si vede che danno può fare, ma dove ci sono economie deboli, dove non c'è lavoro, lì la battaglia sarà più dura, perché molte persone saranno disposte a considerare la negoziazione tra la loro salute, il futuro dei loro figli e il lavoro che non hanno. Quindi vi dico, portate l'esperienza che stiamo vivendo qui in solidarietà alle altre battaglie che sorgeranno e a quelle che già sono in corso, perché questa terra è la nostra. This land was made for you and me. As I went a walk in that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway, saw below me that golden valley. This land was made for you and me. Siamo diventati cittadini attivi e quindi io sono fiducioso che sicuramente questo tipo di battaglie ci porteranno a far valere i nostri diritti e a poter garantire un futuro ai nostri figli, perché la Saras non può continuare ad ammorbare l'aria. Una valutazione. Qui non possiamo continuare a pensare di andare avanti, di costruire un futuro di mezze misure e di mezze speranze. Non possiamo continuare a pensare che forse se mettiamo la zona franca ci salviamo, forse se facciamo il sovranismo ci salviamo, forse se aumentiamo un pochettino l'autonomia ci salviamo, forse se votiamo destra, sinistra, questo e quell'altro ci salviamo. Qui è questione che ci dobbiamo prendere tutto, perché a casa nostra nessuno lascia una stanza per chi arriva a fare il prepotente. Diciamo no per una questione molto semplice: noi nel bene o nel male saremo i futuri cittadini di Arborea, saremo i futuri lavoratori, i futuri padri di famiglia. Diciamo un no al progetto Eleonora né qui né altrove, ma un no vero, un no con la testa e non un semplice no di facciata. This land was made for you and me. Il sacchetto di terra che è il vero motivo per cui siamo qua. Questo è il nostro futuro. Siamo qua per dire che questa terra è la nostra terra e che noi abbiamo non solo il diritto ma il dovere di difenderla. This land was made for you and me. As I went a walk in that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway, saw below me that golden valley. This land was made for you and me. I roamed and rambled and I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts. All around me a voice was sounding, this land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, and the dust clouds rolling. The voice was chanting as the fog was lifting, this land was made for you and me.